Ciao a tutti, dunque questo non sarà un video tutorial, non ho intenzione di farne per esprimere il mio dissenso riguardo alla guerra che è scoppiata tra Russia e Ucraina. E essendo toccata dalle notizie che arrivano, come penso tutti, dalle fonti, dai media e dalle immagini che purtroppo arrivano nelle nostre case, ma è bene sapere come va il mondo. Ho deciso stamattina così di fare questa colomba che ho della pace, pace sempre distantissima, e a simboleggiare un po' quello che io ritengo sia giusto, dissenso, quindi l'ho disegnata, la farò. Vi dico solo quello che userò: 3 metri di filo cotto da 1,2 mm che dovrò piegare con delle pinze piuttosto grosse. Ho già fatto, poi ho detto vabbè, dai, registro perché almeno do un senso a tutto, ma questo è già il mio ulivo. Ulivo che ho ripiegato. Che andrà nel becco della colomba, la farò. Questo è un 35 centimetri di filo e la colomba la farò con un unico filo e l'occhio sarà girato e come un occhiello, diciamo, come quando si fanno dei normali lavori col wire o anche per insomma, questo lo girerò intorno a una matita e poi lo incorporerò nella struttura per poter andare avanti col becco e tornare indietro. Non vi faccio vedere, non vi spiego, forse sì, non lo so, adesso vedo, ma insomma, questa guerra è veramente sporca e niente, non credo di aver molto da aggiungere. E userò queste pinze grosse, ho dovuto chiaramente, essendo ferro cotto, pulirlo un pochettino perché ce l'avevo da un po' di tempo, quindi aveva bisogno di una passata con lo straccio un po'. Ma anche la ruggine su queste sculture ci sta come la ruggine che sta sul ferro. A presto. Allora, grosso modo per aggiustamenti, io se volete provare a farlo, ho iniziato il lavoro in questo modo, cioè praticamente ho cominciato a dare, sono partita da qui, dalla coda, ho lasciato questa lunghezza e ho iniziato a lavorare sul mio disegno, come è utile fare spesso quando si fanno queste cose e si ha bisogno di magari una guida perché magari è la prima volta, appunto, per me è la prima volta che faccio questo genere di soggetti. Scusate se la telecamera non è ferma, ma lo sto facendo al volo, proprio. Quindi, come ho detto, avevo fatto l'occhio, l'ho fatto girare intorno alla matita, poi sono andata del becco, chiaramente, poi man mano che adesso ho abbozzato l'ala sotto. E man mano che vado avanti, praticamente io sto proprio appoggiata al lavoro e lavoro praticamente, scusate, appoggiata al disegno e lavoro proprio con le dita, aiutandomi magari con delle coniche se devo fare, e delle pinze che appiattiscano i punti in cui, come qua e qui, è necessario che il filo si pieghi bene bene su se stesso. Rieccomi, allora, la sagoma adesso dove c'è anche l'ombra, è una giornata un po' grigia, quindi non si capisce bene. Devo ancora sistemare dare la piega giusta alla colomba, comunque è fatta per lo più. Mi è avanzato del filo perché io non l'avevo mai fatta, quindi non sapevo quanto me ne sarebbe servita e probabilmente utilizzerò questo filo per fare una sorta, questo non c'entra, una sorta di cornice, perché di filo qua ce n'è
L'ulivo di prima non mi piaceva, facevo fatica a legarlo al becco, di conseguenza, anzi veramente volevo proprio incastrarlo, ma questo filo è troppo duro per le mie mani, i miei polsi, quindi non ci sono riuscita. Lo faccio con un filo più sottile, sempre di ferro cotto, e questo sarà, credo, 0,6, quindi per me sarà più facile lavorarlo perché è meno pesante. E niente, adesso un aggiornamento così al volo. Grosso modo, con il filo che mi avanza, scriverò questa parola pace, solo appena abbozzata. Comunque dovrò fare il lavoro al contrario partendo da qui per farla lì e lavorare a ritroso, qui piegherò e tornerò indietro per agganciarmi alla A e alla P e chiudere con questo cerchio. Provo. Dunque, come avevo detto, ho scritto la parola pace tornando indietro, penso sia leggibile e con il filo ho avuto fortuna, devo dire, perché onestamente sì, è stata fortuna perché non era previsto, sono riuscita ad agganciarmi all'ala e questa è la P, la C, la E e poi col filo in eccesso che è avanzato, più questo pezzettino che ho avvolto per il simbolo della pace, ho usato il filo che veniva da questa parte qui invece. E quindi adesso si tratta di capire come si può lasciare così oppure girare questo ruotandolo in questo senso. Ora non resta che fare il ramo dell'ulivo. Come mi avete già visto fare, sono partita da metà lunghezza, ne ho tagliato un pezzo così, ok? E sto man mano che scendo, se voi guardate gli alberi wire, dovreste essere in grado di, santo cielo, di vedere come sto torcendo il filo. L'ho già fatto in molti tutorial, quindi non dovrebbe essere complicato. Dunque, è finita, è finita. Ho fatto abbastanza presto, tutto sommato, e è andato abbastanza bene. Non era questo comunque lo scopo. Allora, la vedete nella sua interezza e non, come ho detto, non è un tutorial, non è una prova di bravura, non rappresenta altro se non è il mio dissenso e la voglia di sapere che questo conflitto e tutti i conflitti che continueranno a esserci probabilmente purtroppo possono risolversi almeno in tempi brevi, almeno in tempi brevi. Ci è voluto poco per fare un po' di scultura, ci è voluto poco a mettere insieme un pezzo di questo tipo. Io dedico comunque questo lavoro al popolo ucraino nella speranza che riesca a resistere e non deponga le armi, perché io non sono esattamente pacifista, infatti mi sento un po' bugiarda nel momento in cui scrivo pace, ma la pace con le armi non si può fare in effetti, ma di fronte alla violenza un popolo ha il diritto di difendersi, secondo me. Comunque sia. A ognuno le proprie considerazioni e che dire, anche i russi, però i russi, quelli pacifisti che vedevano nell'Ucraina un paese amico, fratelli, molti sappiamo essere, mi tremano le mani, essere persone che non volevano nessun conflitto. Ecco, queste persone meritano di essere
scagionate, no? Dall'accusa di essere appartenenti, che so, alla Russia, quindi condividere gli ideali di qualche altro pazzo. E niente, questo lavoro è dedicato a ripristino il più presto possibile della pace, di una pacifica convivenza soprattutto. Io vi saluto e ci rivediamo ad aprile. Ciao!